Abbiamo tenuto i conti pubblici in ordine, salvaguardando così il risparmio delle famiglie, la tenuta del credito e quella delle imprese. Abbiamo salvato milioni di posti di lavoro. Nei momenti di crisi più acuta, progressi più sensibili. Abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti. Se uno pensa che si può continuare come adesso, nell'illusione che tutto si regga, pensa sbagliato. Noi abbiamo affrontato una fase emergenziale. Ne siamo fuori? Io credo di sì. Sin da quando gli è stato dato l'incarico di presidente del consiglio, ha sempre detto la verità. E lui lo ha sempre detto sì dall'inizio. Questa crisi è un'opportunità. Hanno detto che volevano uscire dalla crisi e risollevare il paese e hanno dato il permesso di licenziare. Mi bastano 10 frasi che lui mette in fila per capire che non c'è crisi vera. Non c'è debito vero. Siamo un paese in crescita. Non c'è alcuna emergenza, se non quella che inventano i giornali, mi dice lui. Il lavoro nero sarà debellato. Via il lavoro nero dall'Italia. Ma che dico nero? Altro che polemiche. Via tutto il lavoro dall'Italia. Allora io ho capito perché quella donna era così pazza. Il marito suicida per debiti. E i debiti ora erano della vedova. E gli esattori che pignoravano le sedie durante la veglia. E i 4 figli, era meglio se non nascessero allora. In Italia! Lei ci ha fatto caso! Che vengono sempre eletti solo quelli che tutti giurano di non aver mai votato! È perché si scordano! Un colpo di vento! È amnesia! Ho letto le statistiche. Ne muore uno ogni 2 giorni. E poi è scritto anche nella Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E allora se il lavoro va via non è fondata più? Quella donna ieri mi ha detto: cosa darò da mangiare ai miei figli? Dove andremo ad abitare? Io non ho più una casa e non ho più un tetto. E ho capito che la gente qui da noi deve aver cominciato a credere che alcune professioni valgono poco, perché portano poco guadagno e di conseguenza vale poco chi le fa. Ho capito che tu non mi hai detto la verità. Non è vero che la crisi non è grave. È grave anche quando uno solo, una sola persona è costretta, per colpa del denaro, a vivere in catene. Scusatemi, volevo raccontarvi una cosa divertente, ma ho aperto gli occhi. Non fa ridere per niente.